prima giornata del campionato primavera, girone C, e il Bari che spugna il Ceccarelli di Latina per 1-0 grazie alla rete di Leonetti al 31esimo del primo tempo, permettendo ai suoi di conquistare i primi 3 punti della stagione. Il Latina di Giuliano scende in campo con Mazzoleni, Capanna, Atialli, Barone, Verticchio, Maciuca, Sbottone, Salvatore, De Carlo, Sciaina e Cesturi. Mister Urbano risponde con Ventrello, Scalera, Robotelli, Raciac, Dandia, Le Noci, Minicucci, Tamburrino, Damiano, Castrovilli e Leonetti. Il 3-4-3. Il mister Iuliano crea la prima occasione al 9° minuto con De Carlos, ma il pallone si perde sul fondo. Poi il sistema d'albero di Natale, 4-5-1, di mister Urbano, comincia a creare i suoi frutti, subito dopo. È il 14esimo e Leonetti viene anticipato di poco da Mazzoleni. 17esimo e ancora il Bari pericoloso con Raci, e non sarà l'unica occasione di conclusione. Ancora Bari al 17esimo minuto di gioco, un minuto più tardi, con questa ottima azione manovrata con ancora il numero 11 Leonetti, che viene ostacolato dal fuorigioco. Latina riesce a rendersi pericoloso solamente al 20esimo minuto di gioco, con questa ottima azione conclusa però in modo maldestro da Latina, che arriva in ritorno, e Bari che si sa. Così, quanto detto poc'anzi, con Raja che tenta la conclusione, trasforma in realtà. Stavolta per il numero 4 serve Leonetti, tutto solo sulla sinistra. Il tempo è perfetto, Mazzoleni è battuto e il Bari è in vantaggio. Questa palla hai visto questa palla? Bari, che sugli ali dell'entusiasmo, toglie altre 2 occasioni al 41esimo minuto di gioco. La prima sul calcio d'angolo, ancora con Leonetti che tenta il destro. Stavolta Mazzoleni c'è, il numero 10. Castrovilli, in becco, ottimamente, con il cross Minicucci. Il numero 7, sbaglia tutto, mangia così il raddoppio. Ultima emozione del primo tempo, arriva al 44esimo, con questa ottima azione, che porta prima Sciainas a tentare un doppio dribble inutilmente, e poi Salvatore a tentare la conclusione di sinistra, per via, il pallone si perde sul fondo. Ripresa che si apre con il Latina, che sembra aver trovato il bandolo della matassa. È il 4° minuto di gioco e Salvatore riesce ad imbeccare ottimamente ancora Sciainas, ma il destro del numero 10 è sbilanciato. Al 20esimo minuto il Bari torna pericoloso, questa volta però su calcio d'angolo. E per Mazzoleni è un brivido di testa, ma il pallone termina là. Ancora Bari al 24esimo, con quest'ottima azione manovrata che porta Leonetti ancora a tu per tu, ma il grandissimo, il numero 2 nerazzurro, capace a mettere il pallone in calcio d'angolo. Latina pericoloso sul calcio di punizione quando siamo al 24esimo, e questa volta è Ventrello a doversi salvare per miracolo, con il Bari che può rilanciare, ma Galletti che si rendono pericolosi ancora al 28esimo. È bellissima l'azione da destra a sinistra, porta ancora Leonetti a tu per tu davanti al portiere, ma questa volta sarà un grandissimo Maciuca ad intervenire di testa e a salvare quello che è il reale 2-0. Latina che prova nell'ultimo quarto d'ora a stringere il Bari d'assedio nella sua area di rigore. Il numero 7 da neo entrato Zeccoletti, un ottimo pallone, ma la sfera termina ancora là. Atialli riesce a recuperare ancora la sfera, ma il cross successivo non corta nulla di buono. Latina che torna così a rendersi pericoloso quando sul cronometro siamo al 41esimo. Calcio d'angolo in favore dei nerazzurri e il Bari riesce inizialmente a liberare senza problemi, ma poi sarà ancora il numero 19 appena entrato, il numero 16 appena entrato Selvaggio a tentare, ma il Bari riesce a salvarsi. Così al 46esimo minuto sarà ancora un calcio di punizione a portare dei brividi alla difesa dei Galletti, che però in una doppia occasione riescono a salvarsi. Dietro ancora il numero 4 del Latina, Barone, a tentare un ultimo cross, ma il tiro da pochi passi termina là, così come termina lì qualche istante più tardi, quando il signor Federico Dionisi dice che può bastare. Latina 0, Bari 1, ai Galletti, i primi 3 punti della stagione.